che trova l'intesa tra le parti sugli strumenti che si devono utilizzare, a partire dalla cassa integrazione, dal ricorso a isopensione, a tutta la strumentazione che riguarda il part time. La trattativa non è ancora conclusa, si rivedranno in sede locale e nel momento in cui avranno definito gli ultimi dettagli faremo qui l'incontro per arrivare alla sottoscrizione dell'accordo formale. Nel frattempo c'è un impegno che l'azienda ha assunto di fare un passaggio anche con il Ministero del Lavoro per quanto riguarda l'accesso allo strumento della cassa integrazione che abbiamo inserito nell'ultima legge di stabilità. Si può dire che sono scongiurati i licenziamenti dopo il 30 giugno? Beh, stiamo lavorando perché questo sia il risultato finale, credo che siamo a buon punto. Che orizzonte temporale vi siete dati, prima o dopo le elezioni per l'ultimo incontro? Ma io spero che tutto questo passaggio possa avvenire anche prima delle elezioni e comunque noi dobbiamo lavorare a prescindere dai tempi esterni perché il nostro obiettivo è quello di dare stabilità al sistema produttivo, all'azienda e ai posti di lavoro. Il 22 di questo mese comunque l'azienda ha già fissato l'incontro con il Ministero del Lavoro perché ci sono aspetti tecnici che bisogna approfondire perché le vertenze vanno seguite non con i fuochi d'artificio ma avendo a mente che dietro i numeri ci sono persone, uomini e donne in carne ed ossa che da quella vertenza portano a casa il loro reddito e anche diciamo quella che è la loro condizione futura. Solo aspetti tecnici, quindi la predisposizione c'è? C'è la predisposizione, infatti è stato previsto anche nel verbale che è stato sottoscritto. Abbiamo intanto condiviso il confronto sia con l'azienda che con le organizzazioni sindacali, anche il supporto che sta dando il governo con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Vice Ministro Bellanova, ma anche la disponibilità che abbiamo offerto utilizzando questi spazi anche innovativi che vengono dalla Cassa Integrazione per le Ristrutturazioni, dove la Regione peraltro farà la sua parte perché noi dobbiamo attivare gli strumenti anche di politiche attive del lavoro e i relativi fondi e la isopensione. Obiettivo è fare in modo che si scongiurino gli esuberi, che ci sia una organizzazione interna anche del lavoro che garantisca l'occupabilità ad un numero massimo di lavoratori e anche, come ha chiesto il sindacato, con un'adeguatezza degli stipendi che vengono garantiti. Contemporaneamente che ci siano tutti gli spazi per utilizzare gli strumenti sia di protezione sociale sia di collocazione lavorativa dell'insieme dei lavoratori. E poi c'è un tema centrale che nel verbale emerge anche riguardante l'investimento industriale, quindi l'impegno che Nestlé ha preso di portare avanti progetti di investimento che danno centralità a San Sisto e permanere della fabbrica. E questi due aspetti le istituzioni li hanno pienamente condivisi e lavoreremo in questa direzione positiva, che è quella di garantire il massimo della protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori, ma anche di dare un futuro alla fabbrica. Quali sono gli strumenti che mette in campo la Regione? Nell'ambito della legge nuova sulla CIGS per le grandi imprese di ristrutturazione c'è un obbligo di partecipazione delle regioni all'accordo, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro, quindi con il Fondo Sociale Europeo noi finanziamo degli interventi che sono volti alla ricollocazione dei lavoratori.